Ciao a tutti, oggi parliamo di GPL Authentics L16. Questo è il primo campione giunto in Italia, un prodotto appena inserito nel listino GPL Multimedia. Di che cosa si tratta? Si tratta in realtà di un prodotto a cavallo fra un prodotto di audio domestico, quindi classico prodotto stereo, e invece un recentissimo speaker con connettività wireless, che rappresenta un nuovo modo di intendere lo stereo classico domestico, quindi stereo classico ma con tutti i nuovi tipi di connettività wireless che le nuove tecnologie ci consentono. JBL Authentics L16 è appunto un diffusore con connettività wireless ad altissime prestazioni e è un prodotto che farà sicuramente la storia di JBL, così come tante volte è accaduto in passato. Parlando di storia, possiamo subito notare un elemento che ricorda un prodotto storico di JBL, ovvero questa griglia in spugna che è identica, pressoché identica a quella dei famosi diffusori L100 degli anni 70, se non vado errato. Andiamo a vedere però nel dettaglio di cosa si tratta. Quindi togliamo la griglia e vediamo come appunto abbiamo di fronte un diffusore monoblocco ma con una configurazione stereo, quindi due gruppi di driver a tre vie. La cosa interessante è che a livello di potenza siamo di fronte veramente a un primo della classe. Si parla di multiamplificazione, quindi 50 watt per 6 driver su due canali separati, il che vuol dire che ognuno di questi driver, quindi sia quello delle basse frequenze, medie frequenze, alte frequenze, ha a disposizione un amplificatore dedicato da 50 watt, studiato appositamente per il driver corrispondente. Questo per far capire del livello, della profondità, dell'attenzione dedicata alla progettazione di questo diffusore. Andiamo invece a parlare di connettività, e parlando di connettività ci concentriamo sulla parte alta del prodotto. Che cosa vediamo? Vediamo sostanzialmente una parte completamente piana con anche degli inserti gommati per poter appoggiare il nostro device, la nostra sorgente, senza che vibri. Notiamo subito un logo NFC, quindi il nostro prodotto è dotato di connettività Bluetooth con anche appunto NFC per una connessione immediata. Sul lato destro abbiamo il selettore delle sorgenti, mentre sul lato sinistro abbiamo regolazione del volume e dell'accensione. Parlando di sorgenti, capiamo subito quali altri tipi di connettività wireless possiede questo diffusore. Quindi, come vi dicevo in precedenza, Bluetooth con NFC, ma abbiamo anche connettività Wi-Fi sia nella versione AirPlay, quindi per il mondo Apple iOS, che nella versione DLNA per tutto il mondo Android e Windows. Non solo, parlavamo di un prodotto stereo e così come il più classico, più tradizionali dei prodotti stereo, questo diffusore è anche dotato di ingresso fono. Sì, avete capito bene, proprio il caro vecchio classico ingresso RCA fono con selezione della testina, quindi testina mobile o bobina mobile, per adattare appunto la sensibilità in ingresso. Abbiamo inoltre un ingresso AUX universale con jack 3.5 per poter collegare veramente qualsiasi dispositivo. Altro elemento che sottolinea la qualità e la possibilità di collegare il nostro prodotto con qualsiasi dispositivo è la possibilità di avere un ingresso ottico. Un ingresso ottico vuol dire possibilità di collegare la totalità di tutti i televisori a schermo piatto attualmente in circolazione. Andiamo a vedere cosa si nasconde sotto questo sportello superiore. Vediamo come all'interno abbiamo due ingressi USB che servono unicamente per la ricarica dei dispositivi. Uno è dedicato alla ricarica dei tablet e uno dedicato alla ricarica dei telefoni. Abbiamo poi l'ingresso jack 3.5 AUX e poi abbiamo il pulsante VPS per effettuare in maniera molto rapida il collegamento alle reti Wi-Fi. Continuando a parlare di connettività, andiamo a vedere la parte inferiore del prodotto dove sono alloggiati gli altri ingressi. Quindi vediamo l'ingresso fono con selettore per testina mobile o cartuccia mobile, e abbiamo inoltre un ingresso ottico. Ingresso ottico che vuol dire collegamento con praticamente tutti i televisori piatti attualmente in commercio
Quindi potremmo utilizzare il nostro Authentics L16 anche come soundbar o comunque come cassa per amplificare quello che vediamo in televisione. Un'altra cosa, notiamo sulla parte bassa questa parte in metallo, ovvero delle alette di raffreddamento dei circuiti di amplificazione che integrano anche due enormi tubi di accordo, e già questo ci fa intuire la quantità di bassi che questo diffusore è in grado di generare. Un altro aspetto che invece non vediamo esteriormente, ma che invece rappresenta un altro plus veramente innovativo di JBL Authentics L16, è il fatto che questo prodotto è dotato di un DSP proprietario veramente innovativo, denominato Clarify. Clarify è un dispositivo che permette di andare a ricostruire le informazioni mancanti, le informazioni che si perdono durante il processo di compressione dei nostri file audio, e per andare a ottenere una qualità d'ascolto notevolmente superiore. Praticamente si ricostruiscono le informazioni del brano originale, e questo ci permette veramente di poter avere un'esperienza di ascolto audiophile a partire anche da file, dai classici file compressi in MP3. Per quanto riguarda le qualità sonore, ovviamente sono al top del mercato, non potrebbe che essere altrimenti. JBL Authentics L16 è disponibile con questa finitura in legno di vero legno di noce, è disponibile attualmente sul mercato italiano ad un prezzo di 999 euro.